Coracci, ho un problema. Non volevo non fare questo video e alla fine, pur non volendolo fare, l'ho fatto lo stesso. Ma sono sicuro che capirete. Ecco, ho bisogno di parlarne. Questo mio problema mi sta consumando da dentro e ormai sarà palese, no? Non so come dirlo, ma la mia collezione di giochi Switch è completamente fuori controllo. Coracci, bentornati in questo video acquisti dove vi aggiornerò sulla mia collezione Switch, che inizia pericolosamente ad avvicinarsi al numero 50. Ho ben 7 nuove aggiunte da mostrarvi, quindi bando alle ciance. Prima di iniziare mi raccomando, se questo genere di video vi piace, sapete cosa fare. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche, seguitemi ovunque, soprattutto su Instagram, dove sarò molto più attivo in questi giorni. Poi c'è anche il Patreon, con ricompense esclusive, e Live Coracci. Vi interessa? Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Per una volta bisogna ringraziare GameStop, che grazie alle sue offerte estive mi ha permesso di portare a casa un bel bottino risparmiando parecchio. In particolare ho sfruttato l'offerta del prendi 2 e il meno caro lo paghi 5 euro. Combo che consente di fare buoni affari, se si giostrano bene gli accoppiamenti. Siccome i titoli che vi devo mostrare sono 7, partirei dall'unico acquisto singolo che ho fatto, ovvero Flipping Dead. Si tratta di un titolo che ho sempre snobbato pensando si trattasse di un indie da 4 soldi. Eppure durante il recente EA Play Live sono rimasto stregato dal gameplay di Lost in Random. Incuriosito inizio a informarmi sugli sviluppatori e scopro che tra le loro produzioni risulta anche questo Flipping Dead, che è stato accolto dalla critica con ottimi voti. Si tratta di un puzzle platform dalle tinte ironiche che mi ricorda molto, sia per lo stile grafico, sia per i toni del racconto, Psychonauts, il che è un ottimo segno. Sono molto curioso di provare questa avventura e appena l'avrò finita vi saprò dire se vale la pena aspettare Lost in Random. Intanto, questa edizione è la PAL multilingua che comprende anche l'italiano, non credo esista il triangolo blu, e al suo interno è inclusa anche una carta da collezione. Confezione scarna, ma non ai minimi storici come ci hanno abituato i titoli Switch. Dai! E passiamo alla prima accoppiata del mini lotto. Abbiamo Cadence of Hyrule e Yooka-Laylee. Impossible Lair è il seguito di Yooka-Laylee, il progetto nato su Kickstarter qualche anno fa che prometteva di riportare in vita la stagione d'oro dei platform in tre dimensioni dell'epoca del Nintendo 64. Questo seguito, sempre sviluppato da Playtonic Games, stravolge completamente le carte in tavola ed è un prodotto molto differente rispetto al primo episodio. Si tratta a conti fatti di una sorta di seguito spirituale dei Donkey Kong Country e ho adorato ogni suo singolo livello. In più tutti gli stage sono collegati da un hub centrale in tre dimensioni con visuale dall'alto, ricco di passaggi segreti e puzzle ambientali da risolvere. Insomma, se anche siete rimasti scottati dall'episodio in tre dimensioni, date una chance a questo seguito, perché Impossible Lair è uno dei platform in 2D più ispirati dell'ultimo decennio. Questa è la versione pallita e come da tradizione non presenta una bene amata mazza al suo interno, però dai, l'artwork è carino. Cadence of Hyrule è invece un DLC standalone di Crypt of the Necrodancer. Sostanzialmente il celebre ibrido tra un roguelike e un rhythm game sposa l'universo narrativo di Zelda e trasporta il gameplay del titolo all'interno dell'immaginario di Hyrule. Questa edizione, come riportato sul retro della confezione, include tutti i DLC usciti nel 2020, anche il più recente, quello che vede l'aggiunta dello Skull Kid e la nuova avventura Symphony of the Mask. Un pacchetto bello completo, insomma, peccato che all'interno la confezione sia di uno scarno abissale. Felice comunque di aggiungere questo titolo a tutti gli altri Zelda presenti su Switch. La seconda combo è decisamente più corposa, si tratta di due JRPG di un certo peso, che nonostante siano molto diversi tra di loro, condividono parte dello stesso universo narrativo. Si tratta di Fire Emblem Three Houses e Tokyo Mirage Session Encore. Che sicuramente non si pronuncia così. Salto decisamente tardi sul treno di Three Houses, avendo preso il titolo a ben 2 anni dalla sua uscita. Non credo che abbia bisogno di presentazioni. È l'ultimo arrivato della popolare serie di JRPG tattici a turni sviluppata da Intelligent System ed è considerato come uno dei massimi esponenti del genere. Non vi nascondo che non mi sono mai avvicinato alla serie e questo potrebbe essere un perfetto entry point, visto che, se ho capito bene, si tratta sì di un JRPG mastodontico, ma decisamente meno punitivo e brutale rispetto agli standard dei capitoli precedenti. La verità è che non so se ho più il fisico per gettarmi in un'avventura di centinaia e centinaia di ore che per essere goduta appieno richiede anche di essere completata più volte. Chissà, prima o poi troverò il coraggio e il tempo.
anche questa è l'edizione palita, simpaticamente aperta dai commessi di GameStop, e al suo interno, oltre alla cartuccia, ha un bel niente. Almeno c'è un bel artwork con alcuni dei personaggi principali. Discorso diverso per Tokyo Mirage Sessions. Si tratta sicuramente di un titolo molto meno conosciuto rispetto a Three Houses ed è un crossover tra l'universo narrativo di Shin Megami Tensei e quello di Fire Emblem. Il titolo è apparso per la prima volta su Wii U e ora è stato riproposto in una versione rivista e corretta su Switch. I fan di Fire Emblem potrebbero rimanere un po' interdetti perché a quanto ho capito il gameplay in realtà è molto più simile a un classico Shin Megami Tensei, quindi un JRPG a turni e non un tattico a griglia. I profani potrebbero descriverlo come il giappo cringe incontra il medioevo anime, e chissà, magari non hanno tutti i torti. Non nascondo che questo è stato un acquisto avventato, più che altro avevo bisogno di un secondo titolo per chiudere la promozione e penso che Tokyo Mirage Session abbia tutte le carte in regola per diventare un titolo ricercato all'interno della libreria Switch. Per ora rimane sealed, prima o poi chissà, potrei dargli una chance. E chiudiamo con l'ultima accoppiata, forse la più improbabile, ma quella che sento più mia. Gli ultimi due titoli sono Pikmin 3 e Commandos 2 Remastered. Felicissimo di aver recuperato finalmente la versione deluxe di Pikmin 3, capitolo che riuscirò a godermi su Switch. Il primo episodio mi folgorò quando uscì su GameCube, ma poi col tempo ho perso di vista la serie. Questa è una versione deluxe del terzo capitolo, uscito in origine su Wii U, e grazie a missioni aggiuntive e nuove modalità multiplayer è sicuramente l'edizione da preferire. Peccato solo sia uscita nel momento sbagliato lo scorso anno, e pur avendo venduto tanto per gli standard della serie, ho l'impressione che l'arrivo di Pikmin 3 sia avvenuto decisamente in sordina e il titolo non sia stato valorizzato a dovere da Nintendo. Nell'infinita attesa di un quarto episodio, questa è la versione palita e la apriremo ora, in diretta, per rimanere delusi insieme. Rullo di tamburi e vabbè, dai, almeno l'artwork è carino. E chiudo con Commandos 2 HD Remaster. Ok, molti di voi penseranno che sono impazzito, ma questo è uno dei titoli che nei primi anni 2000 era sempre presente sul desktop dei miei primi PC. Chi non ha vissuto in prima persona l'era d'oro dei tattici in tempo reale dal sapore stealth difficilmente potrà capire l'emozione nel vedere un porting del genere. Chi invece nerdava forte e duro quando uscivano i primi Commandos, Desperados e Robin Hood si ricorderà perfettamente l'impatto devastante che ebbe Man of Courage rispetto al suo predecessore. Purtroppo questo porting è un mezzo disastro ed è proprio una svogliatissima operazione di remaster che non aggiunge nulla di nuovo se non qualche problema tecnico. Ma avere la possibilità di rivivere la campagna di Commandos 2 per me è praticamente un sogno. E c'è anche il doppiaggio in italiano. Dell'interno della confezione neanche vi parlo, praticamente è un bugiardino. Che spreco! E questo poracci era tutto per il video acquisto di oggi. Quali sono i vostri recuperi in questa caldissima estate? Quanto sta crescendo la vostra collezione Switch? Avete usufruito delle offerte di GameStop? Come al solito vi aspetto nei commenti. Intanto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, riposatevi, ma nerdate forte e nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele Combo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ho un problema.